Tutto è pronto per iniziare questa nuova settimana di Radio Show. Musica slow. Slow down. Il nostro Antonio amico di Corato, buonasera al nostro Antonio Menilù, buonasera Menilù, fatemi fare qualche piccolo accorgimento tecnico e poi iniziamo, voi nel frattempo collegatevi, se potete condividete, perché no, ci farebbe piacere. Buonasera anche a quello là. Bella questa cosa, mi piace, mi piace. Bene, bene, benvenuti. Buon inizio settimana a tutti quanti voi. Da Vittorio Cassinesi. Oggi è lunedì. Lunedì 29 marzo 2021. Iniziamo la nuova settimana. Bella giornata. Oggi è una bella giornata. Sono sempre in compagnia del mitico barone girasole Nicola 78 Cassinesi. Eccolo qua. Buonasera barone. Buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Oggi che giornata, barone? Bella. Bella, bella camanata. Siamo andati a fare una sistemata un po'. Abbiamo visto il mare, colonna, lungomare. Siamo andati fino a noi a Camarabat, a Nicolin, la cozza. Dove siamo arrivati, Bacolin? Quanti ricordi in quel posto dove si vendevano le cozze, Cicillo, siamo passati anche da dove stava Cicillo la cozza. Oggi praticamente ci sono tutti locali e localini lì di balneari, anzi mi è dispiaciuto vedere questa mattina, e questo l'abbiamo notato io e mio padre,
dove stava prima la Gialli Torelli, De Simone, tutto, sfacellato, peccato, là, è un peccato. Là se ci facevano un bello stabilimento balneare, e magari è previsto, penso di sì, non lo so, mi auguro per il ripristino della costiera, sarebbe bello avere un altro bel punto, diciamo, di riferimento per i nostri amici bagnanti. Siamo a Lido Martinelle, c'è un ripristino, la seconda spiaggia pure, tutto quel percorso dal Lido Mongelli fino a Lido Cincinnati, diciamolo come dovrebbe essere definito, c'è tutta questa bella area che viene e verrà ripristinata. Da Lido Mongelli c'è Lido Mongelli, Lido Colonna, la Baia del Pescatore, la Grotta Azzurra, no, il Trabucco, insomma è un posto. Però l'unico pugno nell'occhio è quello, vero Barone? Purtroppo. Dispiace, sì che dispiace, però noi ci rivolgiamo a qualche buon imprenditore, che se ce ne sono, sicuramente ce ne saranno, interessati, si facciano avanti, chiedano all'amministrazione, con la collaborazione del Demanio, di poter riprendere. Io ho visto anche che stanno ripristinando l'ex La Vela, dove c'era una volta Ferruccio. Lì stanno lavorando alle spalle del Tamarindo, in pratica un po' prima del Cocomero, ecco, quindi Acqua de Coco oggi, insomma, faccio sempre confusione perché cambiano sempre gestione, cambiano sempre nomi, una volta tanto, però il riferimento è sempre sul lungomare Cristoforo Colombo. Ci sarebbero veramente un sacco di cose da fare, e anche nella zona dopo il cimitero, lì c'è una costiera che si potrebbe davvero far diventare un punto di riferimento per il turismo. All'epoca c'era un bel progetto, mi ricordo. Ciao Angela, buonasera all'amica Angela che si è collegata. Buonasera a chi altro, vediamo un po'. Allora, buonasera anche al Barone, da parte di quell'altra là. Barone, saluta Merilù, saluta Merilù. Grazie. Di Merilù, buonasera. Eccolo qua il Barone, si è piazzato sul suo... Lui è il tronista di Radio Show. Barone, fa il tronista, vedi come sta in ballo? Sembra il tronista di... Ci divertiamo. Di Maria De Filippi. Ci divertiamo. Allora, voi come avete passato? Sicuramente molti si sono lamentati del fatto che ieri, Domenica delle Palme, ci sono state delle messe nelle chiese, dove tutti reclamavano il fatto dell'assembramento che non avrebbe dovuto esistere, ma purtroppo, devo essere sincero, ci sono state davvero tante polemiche nei confronti di questa situazione. Tant'è vero che se voi date un'occhiata a queste foto che adesso vi farò vedere, ecco, sono in pratica le foto di ieri, Domenica delle Palme. Cioè, quando si chiudono i teatri, quando si chiudono gli spettacoli, e poi per evitare assembramenti, e poi non mi sembra giusto vedere questa storia qui. Ecco, cioè, non mi sembra assolutamente giusto dal punto di vista, diciamo, obiettivamente. Se non vogliamo l'assembramento, è chiaro che qui sì, distanziati, se vogliamo essere sinceri, però qui siamo in piazza Tomaselli, vicino alla chiesa di San Toma. Qui siamo nei pressi della chiesa, credo, dello Spirito Santo, in via Tolomeo, a Trani. Qui siamo alla chiesa di San Magno, e in pratica c'è veramente davvero tanto da discutere. Altre foto che hanno fatto discutere sono, è questa qui, nella chiesa della Madonna di Fatima, davvero tanta gente, con tanto di foto selfie e pollice verso l'alto, per la serie, sì, ottimismo, d'accordo, quello che vogliamo. Però molti hanno lamentato proprio questa foto e altre foto di questo tipo all'interno della chiesa, quando poi alla fine si lamentano gli assembramenti che possono, diciamo, sfociare a contagio. E quindi alla fine, signori, se vogliamo la normalità, dobbiamo cercare di adeguarci. In un certo senso, io dico, se vogliamo ritornare alla normalità, dobbiamo cercare anche di convivere con quella che è la situazione attuale.
Questo è quello che è accaduto ieri. In pratica, lungomare Cristoforo Colombo, anche gente che passeggiava, perché giustamente la gente vedeva la bella giornata, e tu vai, che fai? Ti stai a casa. E ci dicono anche nelle foto che hanno scattato, e qui c'è anche veramente la polemica da parte di qualcuno, che facevano notare il particolare, che dicevano: ma penso che non possa passare inosservato quanto accaduto ieri, e mi auguro che il sindaco prenda provvedimenti. Noi siamo chiusi da più di un anno, si esce come ladri per necessità, e loro perché non vengono citati dai DPCM? Possono assemblarsi in nome di una religione? Io non intervengo mai in polemiche che leggo su Facebook. Questa è una nostra, diciamo, che segue Radio Show. Non intervengo, dice, ma non vi nascondo che quanto è accaduto ieri sono certa che accadrà in settimana, e mi ha letteralmente lasciato un po' diciamo inorridito dal fatto. Come ha provocato un ribrezzo durante la celebrazione della parrocchia di San Magno, riferita da fonti certe, dicono, direbbero, da chi avrebbe chiesto un contributo di pagamento della bolletta della luce della parrocchia. Quindi le associazioni benefiche, che non fanno altro che conoscere i famosi poveri, lasciano un po' la considerazione a voi che state seguendo questa nostra trasmissione. Poi dice qualcuno: il prossimo vigile che si avvicina per contestarmi l'assembramento, anziché la carta d'identità, gli giro questa foto, che è quella che vi ho fatto vedere poco fa, dei vigili urbani in assembramento cattolico celebrativo. Non ve lo indico per decenza, c'è in pratica un graduato dei vigili urbani. Quindi, insomma, bisogna rispettare le regole in un certo senso. Comunque, questa era la polemica di ieri, ma noi la trasmissione di oggi la volevo fare sempre in modo leggero, in modo diverso, in modo divertente, per non appesantire sta settimana. Iniziamo bene, magari la iniziamo senza, che dici, però, senza quei polemici, lo so. Però se vogliamo la normalità, dobbiamo cercare di convivere. È ovvio che bisogna distanziarsi regolarmente, precauzione. Però, dico, in questo periodo, dice Angela, si può pregare anche a casa, come faccio io ci sono tante reti che offrono la Santa Messa in diretta. Angela, io sono d'accordissimo con te, e soprattutto per quelle persone che decidono di stare in casa per rispettare le regole. Tanto è vero che io oggi, se sono uscito, è proprio per motivi di stretta necessità. Lo dico perché quando esco è solo esclusivamente per necessità. Non è che mi vado a fare la passeggiata, però approfitto, sono sincero, e qui c'è mio padre testimone, approfitto ad allungare in un certo senso, perché se stai comunque 24 ore su 24 in casa e non puoi uscire, è un discorso, è segregazione. Ma se tu puoi uscire per necessità, nessuno ti vieta di fare attività motoria, nessuno ti vieta di andare in posti dove devi andare a fare i tuoi acquisti, quindi è ovvio che io cerco di alleggerire un po' il malcontento. Lo so, la gente è stanca, è da un anno che ci dicono sempre: migliorerà, andrà tutto bene, c'è questo, c'è quest'altro, ci sarà quest'altro. Ci lasciamo semplicemente portare avanti per avanti, come si dice, ci portano il Nance Nance. Però alla fine vedremo se realmente la gente ha un cervello e ragiona con la propria mente, oppure si lascia plasmare da tutto quello che viene fatto e detto attorno. Tutto qua, parentesi chiusa. Adesso fatemi salutare da parte degli intervenuti e informare tutti quelli che sono collegati che ho inserito sul mio profilo Facebook l'annuncio per quelle persone che vorranno partecipare a Radio Show in questa maniera, cioè nel senso che voi avete un video, che avete fatto un'esibizione, avete una vostra esibizione, qualsiasi sia, perché piacerebbe tantissimo che voi me le mandate via Messenger, e sarete ovviamente i primi ad essere inseriti nell'interno di questa puntata di Radio Show.
Radio Show è un programma di intrattenimento, un programma di videochiamate, di auguri, un programma di musica, anche di balli, perché no? Di feste di compleanno, le facciamo online, di poesie, di modi di dire in dialetto e proverbi in tranese, commenti, notizie, intrattenimento, insomma, chiacchieriamo per mantenerci in... intrattenuti, c'è da un drattino, è giusto, come un drattino una volta, come si diciamo, un drattino guaglione, la saggezza popolare del nostro barone, e andavi per di se doveva andare a fare un servizio, diciamo, ma zitto, un drattino a corso, primo farmacista, ti vedo chi scusca, diciamo, è amato, è grave, e allora? Ciao, e qui era un drattino. Ovviamente ti dicevano di prendere qualcosa e tutto quello che non trovavi era che per evitare, diciamo, di stare tra i piedi. E avevano da fare i genitori, quel periodo avevano da fare, vero Baroni? Va bene. Ero scocciante pure. Eh? Ero scocciante, pesante. Tu mi piaceva sempre ballare. Sei un ballerino, sei stato il primo ballerino. Vedo ancora qualche altro messaggio, vediamo un po'. Infatti io ieri ascoltai tutta la messa del Papa Francesco in diretta. Bene, brava, complimenti, soprattutto... Benvengano queste cose, anzi, se non ci fosse stato questo intrattenimento, chiamiamolo così, perché per molti la fede, sì, d'accordo, entriamo in un discorso molto particolare. Però se non ci fossero stati questi mezzi di comunicazione per intrattenerci, è ovvio che sarebbe stato veramente drammatico. Cioè, oggi come oggi, dopo un anno stando in casa, abbiamo avuto la possibilità di stare su internet, molti hanno consumato tutte le serie televisive, si sono visti documentari e film e rivisti e video che magari non avevano mai visto tempo addietro, oppure avevano quasi dimenticato di vedere, e quindi anche questo è bello. Stavo facendo notare che sul mio profilo dicevano praticamente che se volete eventualmente inviatevi via Messenger al mio profilo di Vittorio Cassinesi la vostra video esibizione, quindi vi inseriremo tranquillamente su Radio Show. Poi questa mattina mi sono divertito, ecco, vi faccio vedere cosa ho combinato, perché giustamente ve lo dico sempre, perché alla fine allora mi sono divertito a fare questa bella esibizione che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, ho dato il buongiorno in questa maniera. Se voi mi guardate qui sul profilo, eccolo qua, il buongiorno è questo, eccolo qua. L'ho fatto con la canzone del caro Pavarotti, eccolo qua. Mi è piaciuto? Beh, insomma, non è che sia granché, però è anche questo il modo per intrattenerci. Guardate che mare stamattina, c'era una secca nel senso vero della parola, guardate, il mare era completamente secco, proprio secco, 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 secco. Una cosa spettacolare, guardate un mare, guardate i frangifrutti, ecco, adesso vi faccio vedere i frangifrutti. Questo è Titti, ciao Titti. No, dico, ci stavano dei bellissimi, ecco qua, guardate questo mare, e qui siamo sul lungomare, ovviamente, come vi dicevo, questa mattina mi sono allungato, e qui ho una foto di quando ho partecipato con l'amico Franco Orlandino, che vorrei prestissimo tornasse a cantare insieme con me quella che era stata la canzone del provino che noi abbiamo visto e fatto nella corrida. Abbiamo partecipato alla corrida fammi vedere che non ricordo mai, allora, esattamente il 3 maggio 2019, e qui vi lancio il link per poter vedere, se volete eventualmente, l'intervento che è stato mandato in onda su Rai 1 quando c'è stata la corrida, e in quell'occasione abbiamo partecipato nei provini. Ecco, al minuto 2, dopo 2 ore e 37 secondi, potete vedere questo video e magari conservarlo. Io ho inserito questa foto questa mattina perché mi ha rincuorato la notizia che Franco ha subito un intervento delicato, molto delicato,
I parenti, sentendosi con i medici, hanno detto che sta migliorando, sta meglio, ecco, questo è quello che volevo, è una bella notizia per me, perché Franco è Barone, è un amico e riteniamo giusto, come dire, presto guarito. Presto, al più presto, ci auguriamo prestissimo, ritorniamo a cantare questa canzone che abbiamo fatto, Il tuo mondo, canzone di Claudio Villa, che abbiamo cantato nell'occasione di questa trasmissione che è andata in onda su Rai 1 a maggio. Ma io volevo fare di più, visto che molti si incuriosiscono spesso e volentieri, io faccio una bella cosa adesso, vi prendo questo video dell'esibizione e ve lo faccio proprio vedere, mi sembra giusto, no Barone? Che ne dici? Facciamolo vedere, dai, facciamolo vedere perché è molto bello. Allora, questo video è un video che per tutti sarà una sorpresa e nemmeno mi aspettavo di poterlo inserire. Vabbè, la metto perché voglio augurare a Franco prestissimo che si ritorni a cantare insieme questa esibizione, questo video che l'ho reso come omaggio. Che voglio sia bene augurante per il nostro Franco l'Americano. Presto ritorneremo a cantare Il tuo mondo. Mi raccomando, Franco, rimettiti al più presto. Vediamo nel frattempo se ci sono altri commenti. Vediamo nel frattempo chi si è collegato. Facciamo qualche saluto, perché no? Perché sarebbe anche giusto che qualcuno. C'è Giuseppe Pignataro. Ehi, Giuseppino bello! Bene, 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 come stai? Tutto bene? Oh, allora, per rimanere nel tema Franco l'Americano e per rimanere anche nell'ambito della musica, beh, adesso ho preparato un altro bel bello spezzato, uno spezzato. Guardate un po', guardate un po' che mi sto preparando, guardate un po'. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Franco l'Americano. Questa è una esibizione che si è tenuta in Piazza Madre Teresa di Calcutta. Guardate, siamo io e Franco l'Americano in Piazza Madre Teresa di Calcutta quando abbiamo fatto lo spettacolo, lo Smile Show, Ferragosto a Trani, 2 anni fa, il 2019. Guardate, io e Franco l'Americano, ovviamente ci siamo esibiti. Vi auguro un buon ascolto, ve lo dedico, ma lo dedico in modo particolare a tutti i miei amici e al nostro caro Franco l'Americano. Franco, rimettiti, mi raccomando! Madre Teresa di Calcutta, genitori lesinesi con Franco l'Americano, sì. In Piazza Madre Teresa di Calcutta c'è un pubblico che applaude! Sì. Applausi! Non far vedere il pubblico, sta il quartiglietto. Scherzo, scherzo, scherzo. Signori, venite a trovarci in Piazza Madre Teresa di Calcutta stasera, perché noi siamo qui e vi regaliamo tanti baci. Ma quanti baci? Quanti baci? Tanti, tanti. Tanti quanti? Per un giro? 100.000 persone. 100.000? Di più, di più. Ringraziamo la presenza delle forze dell'ordine, la Polizia di Stato, ringraziamo anche la viabilità, la Polizia Municipale Locale, ringraziamo i volontari di Trani Soccorso che sono qui, i residenti, Nicolo, stai di coca, se stai di corno dico sono Trani, sono Trani, sono Angelo, l'operatore video, saluta, fai con la mano così, ecco, avete visto? Bene, ci regalerà un po' di baci. Questi baci a chi mi vuole regalare, scusa? A chi? A chi? A tutti 50.000? 100.000? Vabbè. Di più? Di più? Beh. Beh, no. Ma tu mi devi fare un piacere. Buonasera, signori. Buonasera. E poi andiamo avanti. Tu. Buonasera. E c'è tutto, c'è tutto. Signori, se vuoi un po' sotto, devo parlare. Stasera no, senza te non ci sto, senza te non ci sto. E gli amiche che verrai a passeggio insieme a me. E poi? E che voglio stare solo insieme a te. Oh yeah! Ti porterò, ti imposto di sole. E ti darò, tutti i baci che ho. Tutti i baci che ho. Se qualcuno passerà e ci amiamo
romantico mi dirai, un falsi romantico, mai 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 scorderai. E vai vai, con un bacio piccolissimo, con le labbra poi di zucchero, con un bacio piccolissimo. Tu mi hai fatto innamorare, mi dite cosa? Io ti accompagnai e ti salutare, e davanti a casa sei rimasta sola con me, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo. Tu mi hai fatto innamorare, io ti accompagnai, avvicinatemi qui, poi ti salutare, e davanti a casa sei rimasta sola con me. Una mille più, una più, una strada e tu, una strada e tu, è un po' di luna suggeriva fare l'amore. Grande Angela, lo vado a vedere subito. La ragazza del mio cuore sei, ma baciarmi non ti posso mai, mai. Sempre tra la gente te ne sai, da sola non puoi uscire mai con me. E dammi, 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 e dammi i tuoi baci, io voglio avere da te, hey, baci, solamente per me, hey, baci, e tu morire mi fa, yeah, yeah. Non mi dire più di no, hey. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita, hey. Per un giorno ancora. Aumenta, aumenta, Frank. Ogni giorno guardi gli occhi miei, yeah. Ogni notte sogno i baci tuoi, tuoi. Al mio cuore spingerti vorrei, vorrei. Ma tu non puoi uscire mai con me. Ma su cucuzzolo fa un cucuzzolo. Andiamo sul cucuzzolo della montagna. Vai, continua a ballare. Un buio, un pecorò. Cucuzzolo, nella montagna. Sì, sì, arriva, arriva, su cucuzzolo. Cucuzzolo, nella montagna. Guarda neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di scisci. Cucuzzolo, nella montagna. Vieni qua, vieni qua, vieni. Guarda, guarda che sta succedendo in questo momento in piazza Madre Teresa di Calcutta. Stanno ballando, stanno ballando. Conosci una lunga, lunga, lunga signoria. Sulla cima tutto fianco torneremo. Ma con solo nella montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con niente un paio di sì, sì. Oh, devo, scusami Angela, grazie, 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 grazie. Un chilo. Allora, scusate, devo salutare un amico che dice, non è Vittorio Cassinesi, no, vuoi dire come mi chiamo? Il signor DJ Vittorio Cassinesi. No, voglio salutare l'amico Peppino, Peppino Forte, a che piano? Al terzo? Al terzo piano, Peppino! No, so che in questo momento mi sta ascoltando, però ovviamente lui voleva sentire una canzone, che mettiamo? Sei forte papà, perché lui fa quello che è forte. E fa quello è forte, quello è forte. Senti, voglio dedicare una canzone, un litro di canzoni, perché a me piace tantissimo. Un fiorinfiorello, un po' di tutto, dai vai. Dai 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 dai. Andiamo, vai! Fiorinfiorello, l'amore è bello vicino a te. Mi fai sognare, mi fai tremare, chissà perché. Chissà perché. Fior di Margherita, cos'è mai la vita? Se non c'è l'amore, quel nostro cuore fa palpitare. Yeah. Fiori d'erbena, se qualche pena l'amor ci dà, l'amor ci dà. Come il vento che un momento passa e va, ma passa e va. Ma quando tu sei con me, io sono felice perché fiori fiorello, l'amore bello vicino a te. Questa sera vi voglio tutti qui, anche se state lì, potete anche ballare, muovetevi. Venite qui a ballare, forza, non state lì, venite più vicini, state tanti, troppo distanti, avvicinati, che paura, Angelo!
arrivano da Cerignola anche, vai, salutiamo Mario, Matteo, c'è anche Matteo, c'è anche Matteo, c'è anche, ok, finito. Il fiorello che sembra l'amor ci dà, l'amor ci dà, come un vento che un momento e passa da, ma quando tu sei con me io sono felice, perché? Perché? Fiorello, l'amore è bello vicino a te, vicino a te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, fare tante spese contro me, fra tante cose le più belle che vuoi tu. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Uno di sentivo, oh, io non ho pretese, basta lavorare un po' e lavare tutta la serenità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, avrei tante cose le più belle che vuoi tu. Si trova, scenda giù, venga giù, porta la bere, porta la mangiare, porta la, non so, porta qualcosa, porta la sedia, vieni qua, assieti, vieni da ballare, qua, avvicinate, avvicinate, avvicinate. Questa canzone ti fa ritornare indietro chissà di quanti anni, manco eravate nati, se andate a vedere, qualche anno fa, qualche anno fa. E allora diciamolo pure, dove andiamo? Una casettina in periferia, una mogliettina, una giovane e carina, tale quale come te. Fai potessi avere 1.000 lire al mese, fare tante spese, comprendere tante cose le più belle che vuoi tu. Permettete, signorina, mi dispiace se vi chiedo di parlare, non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognare. Siamo stretti fra la gola, come batte il vostro cuore sul mio cuore. C'è la luna, vostro, come un vino, non mi dite, non mi dite proprio di no. Permettete, signorina, mi do il braccio ma voi datemi del tu. Ogni passo ci avvicina, ogni passo mi innamoro sempre più. Vai prego! Basta notte, nei miei sogni. Allora, ritornati in diretta dopo che ci siamo divertiti ad ascoltare questo medley di successi di qualche anno fa. Beh, non proprio qualche anno fa, un bel po' di anni fa, Grazie al nostro Frank, grazie ovviamente ai nostri che seguono e danno consigli e magari anche Riprenditi presto, bene bene, bellissima canzone, vabbè, ci divertiamo. Francesco De Mango, auguri di pronta guarigione all'amico Franco l'americano. Certo certo, ci siamo riuniti, beh, cerchiamo di dare coraggio a tutte quelle persone che vivono un momento come questo, che soprattutto stanno attraversando, diciamo, delicati momenti della loro vita. Vabbè, Barone, vuoi dire qualcosa al nostro amico Franco Americano? Sì,
Barone, che cosa gli vogliamo dire? Che cosa gli vogliamo dire? E che cosa gli vogliamo dire? Lo voglio salutare. E lo voglio salutare. Salutiamo Franco l'americano. Vai, sentiamo il barone che ti dice. Barone. Vittorio che... Cassinesi presenta Radio Show. Evviva, evviva. Questo l'abbiamo sicuro. Il nostro amico Franco l'americano. Lo salutiamo. Tanti e tanti auguri e pronta guarigione. Presto farci una bella cantata da una candela retta insieme. Il tuo mondo, il tuo mondo è una canzone che auguri a tutti. Presto, presto. E occhio alla penna. Occhio alla penna, occhio alla penna. Franchi, tieni tu, non mollare, Franco, non mollare, va bene? Franco, non mollare. Allora, nel frattempo che sono arrivati i messaggi di pronta guarigione, noi ci auguriamo senz'altro che il nostro amico Franco si dice: Franco, dobbiamo fare un duetto appena ti riprendi. Beh, sono prenotato prima io, cara Angela. Però Angela, ti ricordi quando dicevi Lida Lenz, Lida Lenz? Angela, ho ricevuto il tuo video che adesso faccio guardare. E non so se l'ho beccato, non so dove è andata a finire, dove è andata a finire, aspetta un po'. Nel tuo ok, eccolo qua, eccolo qua. Vai alla pagina, eccolo qui. Il messaggio è questo: che la nostra amica Angela ci ha mandato una sua esibizione. Ecco, io oltre a dire a tutti quanti voi che se ne avete, mandatele di via Messenger sul mio profilo Vittorio Cassinesi, oppure sulla pagina di J. Vittorio Cassinesi, oppure inviatemi anche al numero WhatsApp 347-615-614. Beh, adesso vi faccio ascoltare un'esibizione della nostra amica Angela De Masi, Angela Vacca, e che sta cantando, non so che cosa ci canterà, ci delizierà, noi l'ascoltiamo per 3 minuti. Ed è proprio quello che noi vogliamo fare nella puntata di Radio Show, perché noi abbiamo detto: se vuoi entrare a far parte del mondo di Radio Show, basta che voi ci inviate questo video e noi ovviamente lo facciamo, inseriamo. Eccola qua, buon ascolto, Angela Vacca De Masi per voi, eccola qua. No, passione eterna, parole, passione. Grande regalo, mi fai un regalo Angela stasera, lo sai? Io l'adoro questa canzone. La dedico allo zio Michele. Giura a tutti si chiudi Barone, questo è per te. Che canzone Barone, si è questa canzone, Barone. Passione, passione eterna mia. Regalo dai passi.
bene, Angela, barone, barone, come auguri dal barone Girasole. Auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Show. La occhio alla pelle! La petta pesce, un casinese, voglio. Ti ho voluto sempre sentire. Questa è una canzone bellissima, noi siamo legati per un patto affettivo. Questa me la cantava sempre quando mio zio ha iniziato a cantare in piazza Mazzini. Mazzini, Mezzarafale, cantava sta canzone po' palca per la gola. Lui fu il primo a presentare Vittorio Cazzini. Esatto. Sono stato per la prima volta su un palco, grazie a mio zio Michele, in questa occasione. È stata una bella sorpresa che mi hai fatto, veramente non me l'aspettavo. Grazie Angela, veramente complimenti per aver cantato anche molto bene questa canzone, ma soprattutto perché non aspettavo di sentire questa canzone. È un ricordo della mia vita. È un ricordo, davvero un bel ricordo, davvero un bel ricordo. Beh, se ne avete delle altre, io vi invito a mandarmele via Messenger, veramente. Sono contentissimo di aver ascoltato questa canzone, ma sono anche altrettanto contento di aver visto che ci sono altre canzoni. Però vedo che insieme a Giovanni Datteo hai avuto momenti di canto, e io, visto che sono un caro amico di Giovanni Datteo e non me ne vogliono gli altri, però voglio far ascoltare anche un'altra canzone che cantata da Angela, è Un'ora sola ti vorrei, con Giovanni Datteo. Voglio vedere se realmente adesso andiamo, eccola qua. Sentiamo un po'. Vai Angela! Per dirti quello che non so. Salutiamo l'amico Natale Scandamarro da Ravenna. Cacchio, mi conoscono anche a Ravenna. Sei un mito, grazie. Natale, un forte abbraccio a tutta la tua famiglia. Come va, come va, come è andata l'operazione? Facci sapere come stai, dici. Grande Giovanni Datteo al sax. Alla voce Angela Vacca De Masi, splendida voce. La vita mia,
sera. Senti che sax, senti che voce. Vita mia per te, un'ora sola ti vorrei. E vai! Auguri Angela! Complimenti, complimenti! Complimenti Angela! Complimenti davvero, Auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Show e Occhio alla Penna, Senta il barone, vogliamo mettere una bella tarantella? Sì, vai! Io chi balla? Viva chi e balla? Chi non balla pure. Beh, anche a loro, va bene. Dobbiamo salutare anche Raffaele, si è collegato. Raffaele Bobic. Ah, scrive Angela che questa era una serata di beneficenza a Villa Dragonetti, bellissima esperienza. Complimenti, veramente molto bella la serata, soprattutto perché il fine, diciamo, nobile, ti fa guadagnare ancora più punti. Fate beneficenza, fate solidarietà, siate, come dire, siate uniti. Uniti si fa veramente tanto e uniti si vince, uniti si fa la forza, e questo è importante. Poi quando si è in difficoltà ci si aiuta, ci si aiuta. Natale dice: sto facendo riabilitazione in palestra, ti salutano la terapista di Ravenna, dicono che sei un bel gnocchetto. Gnocchettino se vai. Grazie, grazie, un saluto alle terapiste e ai terapisti. E a proposito di terapisti, Barone, vogliamo salutare tutti i terapisti del centro di abilitazione di Tarantini. Tarantini, sì. Dai, salutiamo, dai, visto. Saluto che... prima al tuo professor. Vabbè, Flora. Professore Flora. E poi salutiamo e tutti gli altri dottori. Altro amico. Vabbè, i dottori. I dottori e tutti i terapisti di Tarantini e che viva. Sono tutti di Serie A. Benissimo. Auguri a tutti, a tutti. Bene, basta. Grazie. Va bene. La penna. È così. Quando il mio padre prende il volo... non lo trattieni più, però comunque è bello che facciamo questo saluto, perché è giusto che molta gente dice: dove posso andare per poter fare riabilitazione? Beh, il centro di riabilitazione Tarantini a Trani è una bella realtà, e con questo vi salutiamo, perché giustamente fanno un lavoro molto importante, soprattutto per quelle persone. Sono che tutti hanno... competenti, tutti di Serie A, evviva. Allora, diamo un altro momento e salutiamo anche quelli di Ravenna, perché anche loro fanno questo lavoro e per questo siamo sicuri di poter fare affidamento. Allora, mi avete mandato qualche video? Se avete fatto qualche esibizione, mandatemi qualche video, così almeno facciamo una bella trasmissione con la vostra partecipazione. Entrate a far parte nel mondo di Radio Show e noi lo facciamo senza problemi. Vittorio, ti ho inviato un video su WhatsApp. Ah, bene, allora vediamo questo video su WhatsApp. Eccolo qua. Oh, Mimmo Ruzzolese, va bene. Allora salutiamo il mio caro amico Tarantolato, che è pronto per partecipare nella trasmissione di Radio Show con un suo video. Lui ovviamente ha partecipato a tante trasmissioni televisive, tra cui Colorado, tra cui anche i Cervelloni, ha affiancato Mandi Mandi, ha anche partecipato con Teo Teocoli, perché no? E faceva le vesti di un ballerino matto, lo vedete qui inquadrato in questo momento con la camicia bianca e con i pantaloni neri. Adesso lo vediamo mentre si esibisce, eccolo qua, guardate, mentre si esibisce
lui qui siamo al Cristoforo Colombo, credo, al ristorante di Trani sul lungomare, e quindi sarà sicuramente una festa, un sabato sera dove si augura prestissimo di ritornare in questa bella atmosfera, Barone, quando sarà il momento. Ci siamo appena ballati a Parco delle Rose, salutiamo Emanuele Lombardi, salutiamo anche il nostro caro Gino Pastore, salutiamo anche Rosanna, tutti i partecipanti, gli affezionati che vanno al sabato sera a ballare e a divertirsi. Vedi, questo è un momento di svago quando il nostro Mimmo Nuzzolese, che vedete si sta dando da fare nella sua animazione, sentiamo che canzone propone, vediamo un po'. Ciao Leonardo Semeraro, ciao, un benvenuto al nostro Leonardo Semeraro. Sapete perché non sto facendo ascoltare la musica? Forse perché probabilmente per motivi di copyright, se c'è un brano YouTube o Facebook potrebbe bloccarci, quindi eventualmente vi lascio ascoltare per un attimo questo pezzo, ecco qua, guardate un po', e ti chiedo un ciu e un cia, una cosa del genere, quindi eventualmente non mando l'audio perché, come ho già detto, se non è una cover o se non è un brano che può sempre, diciamo, inferire sul copyright, beh, allora a questo punto preferisco. Salutiamo il nostro caro DJ, credo sia amico, il nostro amico, bene, comunque grazie al nostro Mimmo Nuzzolese, il tarantolato, che con me ha fatto un sacco di serate, con me abbiamo anche fatto il suo anniversario di matrimonio, c'è stato anche un momento, stamattina ci siamo incontrati con il nostro amico, salutiamo il nostro amico Mimmo Nuzzolese, la sua Nietta, ciao Nietta, buona giornata, soprattutto buona serata. Allora, vediamo chi altri dobbiamo inserire e poi andremo a vedere anche la pagina Trani Dialetto Tranese, perché quest'oggi non l'abbiamo ancora vista, Trani Dialetto Tranese, che cosa c'è? Che cosa ci riserva oggi nella pagina Trani Dialetto Tranese? Perché vado a vedere la pagina Trani Dialetto Tranese? Perché siamo vicinissimi ai riti della Settimana Santa, c'è l'arrivo della Notte della Dolorata, insomma ci sono momenti importanti del culto e della nostra religione. Quindi ieri abbiamo letto nella pagina Trani Dialetto Tranese la Domenica delle Palme, e questa Domenica delle Palme era un racconto della nostra cara amica Francesca Albanese, che io ritengo sia un'ottima raccontatrice e ci fa veramente ritornare indietro negli anni. Poi abbiamo letto lo Sept Viand, chi è che si ricorda dello Sept Viand? Se facciamo Sept Viand, certo, quindi ci mettevamo ai lati là, aspettavamo il momento opportuno per andare a suonare i campanelli oppure andare a buttare le sedie per terra, insomma eravamo anche noi vigliacchi in un certo senso, che facevamo piccoli danni, non come quei danni che adesso veramente sono una cosa improponibile. Leggo veramente di razzie, leggo anche di danneggiamenti, quello non lo facevamo, anzi noi non abbiamo mai danneggiato la cosa comune. Io mi ritengo uno di quelli che non aveva mai le mani a posto, in un certo senso, dove avevo gli occhi avevo le mani, in un certo momento mi andava di fare anche il furbetto, però devo essere sincero, non ho mai e non ho mai visto altri amici della mia generazione, in un certo senso, danneggiare le cose comuni, e questo mi dispiace dirlo, adesso noto che si è proprio evoluto un po' in peggio si è degenerato in questo tipo di atteggiamento, e questo non mi piace assolutamente, devo essere sincero, quando dico una cosa è quella. Allora, ieri Domenica delle Palme, oggi lunedì, che vediamo che cosa ci ha scritto il nostro caro Domenico Nenna nella giornata di oggi, ecco, ve lo faccio vedere, ecco qua. Lundei, San Secondo Martire, più parli più sgar, più parli più sbagli, e quindi e meglio che stai zitto. Barone, guarda the dance e fatlo fatto tu. Questo è l'antidoto che il nostro Barone, è vero Barone? Quando uno dice, ma come sei arrivato a 92 anni?
Vuoi dirlo per piacere a tutti gli amici che stanno guardando? Io ho un programma personale di tanti anni fa. A Napoli la frequentavo Napoli, mi venne un'idea da ragazzo a chiedere a un anziano, come sono io adesso. Vabbè, all'epoca ero un giovanotto, adesso l'anziano e sei tu. Dice, Gennari, come mi devo comportare per arrivare alla tua età? Disse, ascoltami bene e non dimenticare. Bravo. Guarda l'anzio e fatti i cazzi tuoi. Grazie, io sono arrivato al 92 e mi sono fatto la cazzo e me li faccio ancora. Bravo, bravo, parole grande. Saggezza popolare, ma anche saggezza personale di un uomo che ha 91 anni e 92 quest'anno, il primo di novembre. E ci auguriamo naturalmente di farlo con tanto di festa pubblica. Sì, ma siete tutti invitati, ovviamente. Non prendete appuntamento per il primo dell'anno, per il primo di novembre, perché il giorno di Tutti i Santi il caro Barone è praticamente colui che festeggia il suo compleanno. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Raffaele Movengo, Barone. Sì. Proviamo a sentire. Sta a vedere. Raffaele, mettiti gli auricolari, dai, che ti devo chiamare, dai, forza. Adesso ti faccio una bella videochiamata. Guardate che sto facendo una videochiamata al mio caro amico Raffaele. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto in tempo reale. Guardate, tutto in diretta. Allora, più parli più sbagli. E quindi e meglio che te stai cheat. Usciar pa candè, un zoppa ballè, un out a orchestra. A dreis l'orchestra. Grande Vincenzo Di Vicchio, Di Vicchio, perché ho letto Piripicchio, la foto degli anni 60, guardate qui, Piripicchio, bellissima questa foto, io lo ricordo veramente con tanto piacere. Allora, nel frattempo, Raffaele, togli quella sigaretta che non ti voglio vedere, togli la sigaretta, se no ti cancello, non è bello vederti con la sigaretta, non mi piace, scusami, ma non ti posso guardare con la sigaretta. Spegni la sigaretta? Buonasera. Ma spegni la sigaretta, perché mi arrabbio. Lo faccio per il tuo bene, Raffaele. Sta spendo. La devi togliere proprio davanti allo schermo, non la voglio proprio vedere. Non voglio vedere sigaretta. L'hai tolta? Me. Sì. Buonasera. Sta a deposito. Me. Buonasera. Buonasera Raffaele. Buonasera. Senti, buonasera. Lo sai che abbiamo sentito, hai visto che si è esibito il nostro amico Franco Americano in una vecchia esibizione nella trasmissione di oggi? L'hai vista l'esibizione? No, stavi a dormire ancora? Stavi a dormire, ma tu dormi sempre, dormi, che capisci? No, perché mi ha risvegliato quella... Allà! Che l'allà! Senti, voglio cantarti che l'allà, te la voglio cantare, così almeno la speech, te la voglio cantare, che l'allà. Però la devo far cantare, te la faccio cantare da un mio caro amico. Si chiama Michele Pinto. Vediamo un po' se la riesco a beccare. Lo conosci, no? Mi ha mandato un bel video, mentre si esibiva, e ha fatto un bel medley di canzoni. Lo ascoltiamo, ve lo faccio ascoltare, eccolo qua, mentre si sta preparando. E io, prima di farlo ascoltare, che è un medley di canzoni, voglio prima di tutto ricordare con questa foto che adesso vi faccio vedere, eccolo qua, non so se, ecco, bella, bellissima. Tu non so se tu te lo ricordi, Raffaele, Piripicchio, te lo ricordi? Piripicchio? Sì, c'ho una cassetta anche. Ma no, non mi dire che c'è una cassetta, perché non esistono incisioni. Di visita non lo conosco. Allora, di visita. Di visita non lo conosco. Di visita, di persona volevi dire. Di visita. Non lo conosco. C'è un mio... Barone, se non è così noi non lo vogliamo. Raffaele, allora
Chi conosceva Piripicchio lo vediamo in questa sua immagine dove si esibiva. Qualcuno dice che Domenico Nenna, nella pagina di Arezzo Tranese, lo ricorda come se fosse ieri. Era passato anche da Trani. Sì. Io me lo ricordo da ragazzino, era una gioia assistere alle sue esibizioni. Lui era di Barletta, è nato il 1907 e poi morì il 1980, ma il cuore lo aveva portato a Bitonto, dove solitamente risiedeva. Michele Genovese si chiamava Piripicchio e il suo nome d'arte era come artista di strada, e i suoi spettatori donavano sorrisi a tutti. Scusate, i suoi spettacoli donavano sorrisi a tutti, con battute e persino osè. Fu un po' lo Charlot di Puglia, come l'asso del calcio brasiliano Garrincha, che fu una vera allegria del popolo. Recitava per strada come grandi giullari di razza a fine di un tempo. Era proprio uno di talento, forti tinte, la faccia mobilissima, voce intonata, proprio quasi stentoria alla Petrolini, il volto che in certi casi era un paesaggio. Piripicchio era una parapicchettata di teatro con quinte fondali spezzate da lecchine. Forse Michele Genovese non ha mai recitato al chiuso di un vero palcoscenico di un teatro con sipario di velluto, le scene sono quelle del cielo di carta. Quindi è molto bello rappresentare quando Piripicchio si esibiva, perché veramente io me lo ricordo in pochissime volte. Fu fatto un video, un film, e lo recitava, lo impersonava Nicola Pignataro. Ecco, forse tu avrai visto il film di Nicola Pignataro, quando era Piripicchio che ha fatto la sua parte. Vabbè, comunque, questo era per ricordare il personaggio. Adesso, caro il mio Rafael, visto che ti ho nominato adesso ci prendiamo un bel po' di musica e ascoltiamo il nostro caro Michele Pinto. Sentiamo che ci ha preparato di buono e che cosa ci canta. Stai sempre a capo da toccare da sua vita. Ah, non mangio più, non dormo più, quei piccioli che vengono a dire sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa va? Vai, cuore bacio tua mamma, facevo vincere la tutta verità, che mamma te può capire. E passeggi, passa sotto al balcone, ma tu sei guaglione. Uno scifre, se ancora così giovane. Tu sei guaglione, cosa mia, sangue, va giù che ho pallone. Cavolo di sti lacrime, batti non mi fa ridere. I desideri passa, non possiamo piccere. Quella è tutta verità, che mamma te può capire. Mande il nostro caro Michele Pinto. Complimenti Michele, veramente di cuore, mi fa piacere che ti sei esibito e hai partecipato a questa nostra trasmissione, Raffaele. E adesso ci canti che lalla. E dai, ah, che lalla. Canti che lalla. Che lalla, che lalla. Mo va dicendo che mi vuole assare, se crede che impazzisca e poi mi spara, che lalla, che lalla, non sa perché piacere che mi fa, me la pigliano te che bellezza te la resterà, che lalla, che lalla, che lalla, tarara tarà, za. E adesso un po' di musica. Barone, sei pronto per presentare il nostro Enzo Labirinto? Sì. Facciamo una bella presentazione con tarantella? Sì. Attenzione, signore e signori, pronti che sta per partire la tarantella e la presentazione del nostro Enzo Labirinto. Enzo Labirinto, sta pronto? Attention, monsieur, madame, musica, tarantella! Torrio Cancinesi, presenta Radio Su, canta! Nostro amico Enzo
Sur Maria e a tutte le donne e uomini che ci ascoltano più... auguri. E c'è il co-conduttore, un co-conduttore, aumenta la fai, come stai? Co-conduttore, buon Raffaele, buon venga, vai. Sei pronto, Raffaele? Ci facciamo la cantata. Sì. Pronto, Raffaele? Sentiamo. Vai. Sentiamo un medley di canzoni. 1, 2, 3. Siamo qui, noi soli. Dedicata a quella là e a quell'altra là. E quell'altra là. Quell'altra là, mamma preci, Ma tu sei più triste. Ed io lo so perché. Vai, Enzo Labirinto. Forse tu puoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo ed un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù ti sta a guardare. Resta soltanto il tuo rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che mare, la fisarmonica stasera suona per te, e ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi, vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso, ma le mani lontane non si stringono più. Fisarmonica, stasera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me, amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ti separò sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai,
ti penso. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Raffaele, fai la presentazione, allora. Chi ha cantato? Vai alla Ibrahimovic! Ha cantato per noi! Raffaele, sbigit! Lady Tankersman, Vittorio Castiglione! No! Hai detto Vittorio Cassidei, sì! Vittorio Cassidei, sì! Ripeti! Vittorio Cassinetti, no, non va bene, non va bene, non devi fare Vittorio Cassinetti. Vittorio Cassinetti, sì, ma lo devi ripetere, vai, ripeti. Lady Stangersman, Vittorio Cassinetti, sì, me, presenta, no, Radio Show, condotto da Raffaele con la partecipazione del barone Girasole Nicola 78. Nicola 78, bravo, ha cantato Penso Labirinto, mo Ashdruz, mo beh, ti do un premio e ti faccio fare la presentazione degli auguri da fare. Facciamo gli auguri, vai Raffaele, vai la presentazione degli auguri. Lady San Jasmine, sì. Vittorio Cassinesi, ah, presenta Radio Show. Sì, speciale auguri. Ecco a voi gli auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a lei. A te. Tanti auguri. Felici. Tanti auguri. Cicca cicca boom, cicca cicca boom. Allora, gli auguri di oggi, che è lunedì 29 marzo 2021, in occasione di questa giornata. Non morire adesso in diretta, mori dopo. Queste sono le sigarette. Ha visto sigarette, c'è che fanno fe. È un giudicore, sta attento con sigari e zocchino. Non si fa niente, giudicore. Nicore, giudicore, non fare il forte, che c'hai un'età, cautelati, giovanotto mio, che ti voglio portare a 100 anni. Vedi mio padre, non fuma, mio padre beve, mangia e fa, e se faccio un pezzo. Va bene, allora, sei pronto per gli auguri, caro il mio Raffaele? Allora, gli auguri sono, sì, sono il barone, e dice il barone che deve fare gli auguri. Beh, siamo tutti pronti. Allora, gli auguri di buon compleanno a Rina Di Modugno, Danila Suriano, Vincenzo Cognetti, Sebastiano Lacosta, Renata Ricchiuti, Angelo Puzziferri, Angelo Guariello, Lucia Di Clemente, Pietro Perrucci, Marco Cassanelli, Angelica Ferrante, della massaggiatrice in via delle Tufare, e il mio caro amico Michelangelo Gian Vittorio. E non solo, devo fare gli auguri da parte di mio padre, quindi fa lui, a Ippolita Salerno, la moglie del caro Giulio, il gommista di Biceglie. Vai barone, salutiamo Ippolita e facciamogli tanti auguri in occasione del suo compleanno. Tanti auguri barone,
a Ippolita. Vittorio Castinesi presenta Radio Show. Sì. Auguri alla signora Ippolita. Ippolita. La moglie di Giulio. La moglie è un grande amico mio. Del nostro amico Giulio. Da tanti anni, auguri, auguri e tanti auguri. Tanti auguri a te e a tutta la famiglia. Benissimo, benissimo. Abbiamo scelto per fare questa, diciamo, particolare forma di auguri, una canzone che adesso vado a beccare, chissà se riesco a prenderla. Ah, ecco, sì, l'ho presa. L'ha già pigliata Raffaele Francesco De Mango. L'ha già pigliata. Francesco De Mango, sei pronto per ascoltare a Francesco? Sentiamo che ci propone Francesco. Vai, Franci. Amore, ma te ne vengo a tenato, ho detto basta e non sono liberato. Non pare che tu ti luce, non pare che tu luce tu son, su cora canta la felicità. Che la la, che la la, ma vado c'è da capo, non la sa. Se te da capo, ma tu sa camaro, se te da che baci, che poco sparo. Che la la, che la la, sapo del piacere che mi fa per lì che la notte più bella c'è sempre resterà. Che la la, che la la, che la la, questo è perché la la che la la, che la la, non la decente capo non la sa. Se te la capo faccio sempre amare, se te la capo faccio che poco sparo. Che la la, che la la, non sapo che piacere capo fa. Per l'inizio e notte mi vede le sette quelle sera. Che la la, che la la, che la la. Vittorio Castinesi, Radio Show, al parole un saluto. Ti ho fatto l'imitazione. Stai diventando famoso, ragazzi, qui Radio Show per tutti. Complimenti con il nostro Francesco De Mango e salutiamo Gerolamo, tutta la famiglia De Mango che in questo momento sicuramente ha l'ascolto. Grazie, mi è piaciuta davvero. Lui ha scritto non ti è piaciuta. No, assolutamente, mi è piaciuta tantissimo, come mi è piaciuta la tua esibizione l'altro giorno che tu hai fatto di Azzurro, una canzone di Celentano. Beh, dai, davvero. Adesso sai che facciamo? Ci colleghiamo e ci facciamo cantare il nostro caro amico Antonio da Corato. Antonio da Corato. Vediamo che cosa ha preparato Antonio. Vediamo un po', dai, prepariamoci con Antonio Pulito da Corato. Lo vedete qui inquadrato. Sentiamo che cosa ci ha preparato Antonio. Vai, andò. Domani su Radio Show, sì? Vittorio Cassinesi un brano e un brano Pino Donacci, io che non vivo più di nuovo senza te. Va bene. Su questo un brano saluti Barone. Barone. Grazie. Gino Lecciso. Gino Lecciso. Franco Americano. Franco del Bar Italia. Del Bar Italia. Bravo. E Enzo di Sesto San Giovanni. Enzo Labenito. E saluto anche gli amici di Via Cilea. E saluto gli amici di Trani, Pasquale, Leonardo. Elisa, Michele, Gabriele e Pasquale. Leonardo. Dai, tutta la schiena. Pino Donacci. Io che non vivo, vai, karaoke a casa, mandate i vostri video e siete su Radio Show, come ha fatto il nostro Antonio da Corato. Mamma mia, attenzione. Siamo qui, noi soli, tu e lei, quella là, come ogni sera, tu lo so, tu stai dicendo, io ma non lo so. Tu sei più triste e io non so perché.
Vai Antonio, poi le previsioni del tempo. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu, e tu mi vuoi lasciare. Salutiamo il fan club di Antonio. Io che non vivo più un'ora senza te. Non vive. Come posso stare una vita senza te? Se mi ha, ma mente lo sa, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami. Io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora, ancora insieme a me. Io che non vivo un'ora senza te, senza te. Come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, ma niente lo sa, separarci un giorno potrà. Io che non vivo più un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? La Madonna di Venerdì Sand. Sei mia, sei mia, sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, sei mia, Madossi da Tiro, sei mia, ah. Auguri ad Antonio, Antonio, sei show, ciao Madò. Salutiamo il nostro Antonio. Barone, Barone, che cosa mi dici del nostro Antonio? Lo vogliamo salutare. Una bella canzone. Una bella canzone, salute. Antonio, ti ha comportato a buono stavolta. Fa l'uomo. Fa l'uomo, come che la corazza, Barone? Fa l'uomo, fa l'uomo. È l'uomo. Musica allegra per sdrammatizzare questo momento e andiamo a vedere poi i commenti che arrivano. Sicuramente non sono, diciamo, adatti all'occasione, ma noi li leggiamo lo stesso, anche perché insomma è una trasmissione leggera, per questo ci divertiamo. Allora, andiamo a vedere. Merilucco Petrilli è collegata con noi, caro il mio Raffaele. Buonasera Merilucco. Sì, meno male. Enzo Labirinto dice bravo. Ciao, Vittorio, una curiosità, la signora Merilucco Petrilli, 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 credo sia Petrilli, si chiama come mia moglie, Petrilli, no, è Petrilli questa ragazza. Non penso che sono parenti, potresti chiedere a Merilucco. No, Merilucco si chiama Petrilli e non Petrilli. Se la sua signora si chiama Petrelli è un altro cognome. Allora, un saluto al nostro Francesco De Bango. Ma no, si dati che melodia. si riferiva ad Antonio forse, eh? Va bene, signor Enzo, mi chiamo Petrilli e mi chiamano Merilù. Quindi era giusto avere un omonimo. Beh, si chiama Maria, comunque Maria. Domenico, esorcizzare. Senti, esorcizziamo, esorcizziamo. Allora, visto che si avvicina il momento della settimana santa, no? Questa settimana c'è il Venerdì Santo, voi sapete che la Madonna Notte non uscirà, il programma porta praticamente queste informazioni e quindi vi do questa indicazione, eccola qua, vediamo un po', perfetto.
Allora, ecco, questo è il programma delle celebrazioni quaresimali e leggo che nella giornata di giovedì santo, 1 aprile, alla chiesa di Santa Teresa, innanzitutto le funzioni saranno allietate, accompagnate dalla corale della Santissima Addolorata, e sarà garantita la trasmissione delle funzioni religiose in diretta streaming. Andate sulla pagina Facebook dell'Arciconfraternita Santissima Addolorata Trani, così potrete vedere anche alcuni momenti di preghiera. Ecco, giusto per capirci, abbiamo iniziato dicendo che molti hanno polemizzato le messe di ieri, la Domenica delle Palme, però insomma vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca. Oh ragazzi, o dobbiamo tornare alla normalità o niente. Se vogliamo tornare alla normalità, se c'è un mezzo per tornare alla normalità, bisogna quantomeno controllare. Ecco, questo è giusto che sia, controllare, e non fare che i teatri, gli spettacoli sono fermi e andiamo alla messa, e poi alla fine non è che Dio ci salva dal virus, e lì al concerto, come si è tenuto per esempio credo a Barcellona, un concerto di 500 persone, una bella botta di vita in un certo senso, perché hanno controllato tutti, hanno monitorato, fatto i tamponi a tutti quanti. È una notizia di ieri, non è una notizia. Quindi diciamo che se vogliamo tornare alla normalità bisogna controllare e mantenere e convivere con questa situazione. Allora, dicevo, la Giovedì Santo alle ore 17 i Vespri di Giovedì Santo, poi il Santo Rosario alle 23 con animato dai confratelli con sorelle dall'ordine secolare dei Servi di Maria. Invece il Venerdì Santo, ve lo ricordo, a mezzanotte c'è la preghiera, poi alle 3 il Via Matris Dolorosae, che è dolorose, io mi dolorosae, latino dolorose, mi confondo sempre. Allora, Via Matris Dolorose dovrebbe essere la messa o al massimo una veglia particolare con la sacrifice della Madonna Addolorata, che vi faccio vedere qui in questo momento. Se andate sulla mia pagina c'è anche un bellissimo video che ho realizzato proprio in occasione di quando siamo andati io e mio padre Nicola Cassinesi a vedere questa bellissima esposizione floreale, grazie a Don Michele Cirillo che ci ha dato l'opportunità, il parroco e nonché anche canonico della chiesa di Santa Teresa presso l'Arciconfraternita della Addolorata. E vi ricordo che comunque ci saranno le trasmissioni in diretta streaming, quindi alla fine andate tranquillamente sulla pagina dell'Arciconfraternita e vedrete. A proposito di questa Settimana Santa, ho trovato tra le mie registrazioni su YouTube una poesia che ho qui per quanti di voi non hanno avuto mai occasione di seguire questa poesia. Allora io ve la faccio ascoltare ed è intitolata La Madonna del Venerdì Santo. Ecco, qui c'è il link, così eventualmente la volete riascoltare, ve la faccio riascoltare. Voilà. Ok, ecco qua. E adesso vi faccio sentire questa bellissima poesia in dialetto tranese. Sentite. La Madonna du Venerdì Sant, mentre la luna sparisce chiana chiana e tutta trana si enghie de cristiana, un suono della tramba si sente nella notte e tu Madonna triste con bara de conforto. Camina lentamente come una vecchia rede afflitta di dolore, caindo cor sente. Le lacrime ti scendono da cui dove sei triste, perché tu sei la memma che avevi cercato a Cristo. E a giro in processione, per strada e per cantone, tra tutte questa gente che tu cerchi perdono. E come lo dolore d'ogni memma nostra, lo sento stretto in bietto, e guarda, chiange e soffre. Un sguardo tuo si perde in mezzo alla sofferenza, che inghi questo mondo e tutta questa gente, e proprio a ci stai male, oppure è disperato, tu sento la speranza o memma desolata. E a te, Madonna nostra, affidama chi soppaina, e tutto lo pensiero che ognuno taina. Perciò tu rappresenti la memma sconsolata, e a te che arriva sempre, o senta addolorata. Ecco, io il testo non ricordo chi l'abbia scritto, vado a dare anche un'occhiata a quello che mi ha riportato
l'amico Domenico Nenna, perché probabilmente deve essere di Franco Pagano. Mi auguro di non aver sbagliato, ma comunque il testo è, comunque vi ho già detto, sta sulla, sul mio canale YouTube, quale quello di Trani News. Se andate sul canale Trani News troverete dove ho inviato il link in questo momento. Tra l'altro questa bellissima composizione poetica è di qualche anno fa, mentre ora vado a vedere nella pagina del nostro caro amico Domenico Nenna e ne trovo un'altra che è, che è un'altra poesia, sempre della, della Madonna Addolorata. Eccola qua, io adesso vi faccio vedere il testo, ecco qui la foto, e questa la vado a leggere per la prima volta. Non so se leggo bene, la leggo per la prima volta, caro Domenico, se vuoi mi aiuti nella, nella lettura, io penso di, diciamo, di farla, leggerla così. La domenica, la, la notte dell'addolorata. Quando arriva la notte dell'addolorata, quando ognuno si sono innamorato, per preghiera, per scusa, devozione, la mattina che fai lo trova a fecolazione. Dopo la veglia e buon tempo tras, la pesca ogni anno gli hai tutta in attesa. Munda le tre, la chienda la grade, l'addor d'un jeans e mare la vete. Un mastro di strazione e lo fratied, un maestro della strazione e lo fratied, passando preghiera e nome maciad, la pace s'abbesce insieme o cor meia, l'addolorata per prologo l'avei ascei. Tutto molto de cor a cerchè un signore, l'arcipravat presiede insieme o priore per triadice chies sand iei u cammeina, sadmen grezia fino alla matena, con sorella la terziaria na sola razione, a prima la Madonna e poi il Signore. De volte scalze ascendene la grande acchienda, la setta dolore la carrescene a tutto quanto. Nenza de velate, non siamo tutte carnale. Vratendo la campana, danno suono campanale. Ie matena trana, ie pennò, iurne sent, ie pesco, alzamo signor, musica e cant. Questa è in pratica di Domenico Nenna, voi la vedete qui in questo momento, se volete vi lancio il link nel commento. Mi dice che c'è anche un video, caro Domenico Nenna, mi avreste dovuto mandare il link, mannaccia. Comunque quella precedente era di Francesco Pagano, quindi conferma Domenico Nenna che era di Francesco Pagano. Benissimo, benissimo. C'è anche il video, se scorriamo, andiamo sulla pagina, scorriamo, vediamo un po' il video se c'è. Andiamo a vedere, scorriamo. Raffaele, ci sei sempre oppure sei addormentato? No, sto qua, sto, ah, qua, stai, sto qua. Ah, eccola qua. Ascoltiamola dalla viva voce di Domenico Nenna. Magari qualche piccolo... ho sbagliato qualche cosa. Ascoltiamo. La ratto della dolorata. Quando arriva la notte dal dolorato, quando ognuno si sono innamorato, per preghiere, per scuse e devozione, la mattina o caffè lo trova a fecolazione. Dopo la veglia, un buon tempo tras, la pesca ogni anno e tutto in attesa. Bunda le tre, le chiende la greta, l'addor d'un jeans e marilla la vete. Un maestro di istruzione lo fratied,
passando preghiera e non mai cedo. La pace s'abbiesce insieme al coro lei, la dolorata per prologa, la vita sceglie. Tutto molto decoro, cercò il Signore, la ceprata presiede insieme al priore. Patrici chiese sente io cammino, s'addimenta una grazia fino alla mattina. Con sorella la terziaria una sola orazione, apprema la Madonna e poi il Signore. Devuti scalzi scendono lacrime e chiende, l'assetto di loro lo carisciano tutto quanto. Mezza devolata, un seme tutto carnale, frattende le campane da nessuno campanale, le mattine a trana, e per noi urla sente, e pesco, alziamo al Signore, musica e canto. Eccola qua. Bella, comunque io ho sbagliato pochissimo, ma mi sembra di aver accentuato un po' tutto. Grazie Domenico Nenna per questa tua precisazione e soprattutto conferma che insomma questa trasmissione sta dando i suoi risultati, cioè quello che noi, quello che chiediamo ci viene subito immediatamente detto e ricordato. Adesso devo fare un particolare ringraziamento e vi voglio consigliare alcune attività. Sono attività che fanno parte del nostro appuntamento di Radio Show e voglio salutare innanzitutto, come sempre lo faccio in questo momento, così magari prima di concludere, tutte queste attività che vado a consigliarvi, perché infatti sono un consiglio agli acquisti, come si dovrebbe dire alla vecchia maniera. Ringrazio e consiglio il polletto, polli arrosto, carne alla brace, poi spiedini, panini con hamburger o salsiccia, contorni, salate e bibite. Il polletto si trova sul lungomare Cristoforo Colombo in via Tevere al numero 11 a Trani. La consegna a casa tua con numero di telefono 0883 319 78675. Barone, salutiamo il polletto, che dici? Polletto, saluto con tanto piacere a pranzo e anche stasera. Beh, mi è rimasto un flescino di polletto. Ho detto a mio figlio, facciamo il flescino, mi devi conservare una letta, una bella coscetta, una bella letta e una bella coscetta. Ho mangiato mezzogiorno stasera. Io ringrazio il polletto, grazie polletto, che ripetete tutti qua. Poi la questione del polletto, quando vi serve telefonate senza aspettare, esatto, e vi arriva a casa vostra direttamente, a casa vostra, senza preoccupazioni. Non preoccupatevi, il polletto dove lo metto, dove lo metto, al polletto e anche alla moglie. Auguri. Vabbè, sei tutto la moglie, tutti il polletto, tutti. Vabbè, il comune, stop, 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 è partito. Raffaele, pure tu vuoi dire qualcosa sul polletto? E mi dirò. Allora, consiglio anche il Rivoluzione Ricambi di Salvatore Lorusso. Saluto Salvatore Lorusso, dove trovate un vasto assortimento di ricambi usati per tutte le auto, soccorso stradale H24, acquisto di auto sinistrate per demolizione, il tutto è garantito. Via Medio 93 a Trani, col telefono 338-2929-415. Rivoluzione di Cambi lo trovate anche sulla pagina Facebook Rivoluzione di Cambi a Trani. Isabel, poi Trani, di tutto di più, uomo, donna e bambino, il sia intimo. Questi sono i momenti un po' particolari. Loro hanno un'attività che sono costretti causa di PCM a chiudere alle ore 18, ma comunque voi andate prima e se magari potete prenotare trovate prezzi bassi tutto l'anno, marchi sempre disponibili, e in via Postumia al numero 2 a Trani. Sosteniamo le attività locali, chiamatelo 0883955994 oppure fatevi diciamo l'ordine tramite WhatsApp, andate sulla pagina Facebook o su quella Instagram, scegliete e poi chiamate 375-653-2113. Ovviamente un saluto in bocca al lupo ai nostri amici dello staff Isabel, salutiamo Giuseppe e tutti gli amici di questo grande negozio, dove vi invito ad andare non solo a visitare ma anche a acquistare. E poi salutiamo il Grottino XXL Panzerottificio Pizzeria di Mario Minerva, un saluto ad Anna Maria di Gennaro, panzerottoni fritti al forno per tutti i gusti e misure XXL, mozzarella di bufala campana, pizze di ottima qualità, dolci tipici della pasticceria vera napoletana. Trovate il Grottino in piazza Domenico Sarro numero 17 a Trani.
E se volete prenotare, ovviamente lì c'è anche la consegna con il domicilio, l'asporto, il 338-588-8176 oppure 0883-191-8255. Ricordiamo anche, salutiamo Domenico Ferreri della Lusmile SLS, società di servizi. Se avete bisogno di pulizia, sanificazione per i vostri condomini, mobili industriali, uffici, studi medici, ambulatori, cliniche private, farmacie, attività commerciali, associazioni sportive e culturali, insomma, se avete bisogno di disinfestazione, deratizzazione, debratizzazione, andate tranquillamente per questa attività. Lusmile, Domenico Ferreri è il referente, telefono 393-944-6692. I siti sono Lusmile Trani o pagina Facebook Lusmile. E poi se avete bisogno di trovare il materasso migliore adatto alle vostre esigenze, il consiglio è Permaflex Trani, idee da sogno. Showroom in corso al Cine De Gasperi 19 a Trani, telefono 0883 766942. Sulle pagine Instagram e Facebook troverete tutti i riferimenti. Non abbiamo finito perché dobbiamo salutare, ringraziare e consigliare Elettronica 2000, componenti elettronici ed accessori con personale altamente qualificato, professionale, competente e soprattutto gente che lavora da tanto tempo e quindi ha tantissima esperienza. L'ho trovato in via Medeo numero 57, unica sede a Trani, telefono 0883 58 65 49. Il saluto alla nostra cara amica Maria, Domenico, Renato, Giussi, tutti gli altri dello staff di Elettronica 2000 e quando anche voglio salutare il mio caro amico Andrea Di Lernia della gastronomia da Giussi della stazione. Lì trovate antipasti, primi, secondi, contorni e dolci da asporto, perché in questo periodo, ahimè, purtroppo siamo in zona rossa. E lui dice nero intenso anche che zona rossa, siamo veramente in una situazione nera, più nera della pece, e quindi in questo caso aiutiamo le attività ad andare avanti, a sostenerle. Se avete bisogno di antipasti, primi, secondi, contorni e dolci da sporto, mi raccomando, rivolgetevi alle attività locali, non ingrassiamo, come si suol dire, i grandi che ormai, come si dice, hanno già di più di quello che hanno, quindi cerchiamo di aiutare le attività locali. Piazza 20 Settembre 10, angolo via Cavour a Trani, telefono 349-653-5029. Tutti questi riferimenti adesso, io nei ringraziamenti faccio una bella cosa. Copio e invito tutti quanti a prendere un appunto in questo momento qua che sto inserendo. Voilà. E così, se avete bisogno, prendete riferimenti, numeri di telefono e tutto quant'altro. Ciao Donatello, Donatello Salsa Cubana, il mio caro amico Donatello Pascale, è l'autore di questo splendido logo che vedete. Quello che lancia il calcio sono io, quello che prende il calcio è questo signore qua, che vi faccio vedere. Eccolo qua, Raffaele. Eccolo qua. Buonasera. Allora, Raffaele, siamo arrivati al termine della nostra puntata. A te è ora di mangiare, eh? Natale Scaldamarro sta praticamente, credo in questo momento, non so se è ancora ricoverato perché sta facendo riabilitazione a Ravenna. Un saluto, forte abbraccio, un non mollare e presto, mi raccomando, ritorneremo a cantare insieme all'amico Franco l'americano, gli abbiamo dedicato uno spazio ben nutrito. E un grosso saluto anche al nostro Enzo Laberinto, a Domenico Nenna, Merilu Petrilli, chi altro? Donatello, Francesco De Mango, che ringraziamo, Michele Pinto, Angela Vacca De Masi che ci ha cantato, Giovanni Datteo che ci ha suonato una canzone e poi ovviamente Gianluca Di Leo. Buonasera al barone da parte del nostro Gianluca e occhio alla penna, eh? Barone, grazie. La penna a tutti, Leonardo Semeraro, poi ancora, vediamo un po' se ho dimenticato qualcuno. Nei commenti siete solo voi. Poi, eventualmente, se qualcuno guarderà questa trasmissione prossimamente, Antonio da Corato, salutiamo per averci deliziato con questa cosa. Beh, adesso voglio lasciarvi, visto che ho dato, diciamo, un in bocca al lupo al nostro caro amico Franco l'americano, sempre concludiamo con una sua interpretazione, una sua esibizione. Un grossissimo forte abbraccio alla famiglia Orlandino Sansaro,
al caro Franco, alla cara Angela, un caro saluto anche a Mario Riccardi che si è collegato all'ultima all'ultima parvanza. All'ultima 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 guarda per me Giusinda. Saluto saluto ovviamente il mio amico Mario Riccardi. Siamo arrivati al termine di questa nostra puntata. Beh, ascoltiamoci una canzone che ci rallegrerà, ma prima di ascoltare questa canzone vorrei che il barone Nicola 78 Girasole ci faccia la presentazione del nostro Franco Americano e ci salutiamo così. Vai Raffaele, barone! Vittorio Cassinesi ha presentato Radio Show, ha cantato Franco l'Americano e Enzo la Delitto da Giovanni Milano. Salutiamo Coco, Coco! Salta Coco, Coco, via Coco, salta Coco. Ehi, a Coco, muovi! Salut, Coco! Ciao Raffaele! Ciao Raffaele, bebe! Ciao Palone! Ciao Raffaele, buona serata a te, saluta quella là, quell'altra là, saluti a tutti, grazie! Vi lascio con la sigletta del nostro Raffaele che fa la presentazione finale, vai Raffaele! Ehi, Vittorio Cassinè, sì! Come la sì! Vai! Vittorio Castinesi ha presentato Radio Show. Bravo! Ha co-condotto? Ha co-condotto? Ha co-condotto Raffaele! Con la partecipazione del barone Girasole 78! Nicola 78! Sì. Bravo, bravo! Ciao a tutti! Lascio con Franco l'Americano, un saluto a Raffaele Sarno, ciao Raffaele, ti lascio con Marina. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il cuore. Un giorno la incontrai sola sola al folletto, e mi batteva mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amore sbocciò. Marina, 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 ciao Antonietta, ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 Franco non mollare, Franco, vogliamo al più presto sposare, ti vogliamo al più presto, che devi cantare con noi. No, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no 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 no, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare. Salutiamo Mimmo Balducci del Fruttivendolo, Mario Minerva del Grottino, Anna Maria, ciao Anna Maria. Salutiamo Giuseppe Leone di Isabel. Sono innamorato di Marina, Marina, una ragazza non Andrea di Lernia della Giussi della stazione, ciao Andrea. Lei non vuol saperne del mio amore. Ciao Donatello, ciao Mimmo Ferreri, ciao Natale Scandamarro. Un giorno la incontrai sola sola, ciao Francesco Piazzolla del Polletto, batteva mille all'ora, ha cantato Polletto. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amore sbocciò. Vai, balla Raffaele! Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Salutiamo gli amici della Permaflex, ciao Michele, ciao Marco, ciao Giancarlo, ciao Salvatore della Lorusso Ricambi, Rivoluzione. No, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no 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 no, oh mia bella amore. Ciao Mary, ciao Maria dell'Elettronica 2000, ciao Domenico, ciao. Oh no 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 no, oh no 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 no, oh no 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 no. Ciao a tutti, statevi bene, ciao a mangiare, buonanotte, ciao. Ben meglio, Raffaele.